Storicamente nel 1135 San Bernardo fonda questo monastero, cresce da un punto di vista prima di tutto comunitario, da un punto di vista di edifici, assume una importanza durante i secoli sempre molto più forte, sempre più grande. 1798, la rivoluzione francese, leggi napoleoniche, i monaci ritenuti inutili, quindi allontanati dal monastero, gli edifici statalizzati. Ora, per 150 anni questo monastero è rimasto vuoto. La chiesa ha continuato ad essere chiesa parrocchiale, quindi ha vissuto, ma il resto del monastero vuoto. Vuoto che vuol dire la perdita di molti edifici, alcuni si sono conservati ma pochi per la verità. 1952, quattro monaci dal monastero di Santa Croce in Gerusalemme a Roma ritornano su invito dell'allora Cardinal Schuster e riparte un po' la storia, la ricostruzione della comunità, la ricostruzione degli edifici e anche ancora il far riemergere tutte le potenzialità che questo luogo ha, per cui chi arriva incontra, ecco, un mondo direi particolare perché con tanti aspetti che armonizzano tra di loro il turismo, la vita spirituale, la bottega, l'attività che la Queen svolge di educazione, quindi ci sono tutte queste realtà che circolano quotidianamente e che il monastero offre a quelli che arrivano.